Freppi in Radio, sono Chiara Nicoletti in compagnia di Edoardo De Angelis, regista di Natale in casa Cupiello, da un'opera di Edoardo De Filippo che sarà in prima serata su Rai 1 martedì 22 dicembre. Edoardo De Angelis, bentornato su Fred, grazie. Bentrovati a voi, ciao. Allora, come è iniziato questo percorso? Mi hanno colpito molto le parole di Maria Pia Ammirati, che ha detto: rivisitare il teatro d'Eduardo è un impegno dovuto, una memoria da custodire e rinnovare. Allora, come e con quali sentimenti hai accolto l'idea, di questo impegno, appunto, se vogliamo chiamarlo così? Ma io l'ho fatto con, come dire, con una certa spericolatezza, perché Edoardo fa parte di me, la sua opera è patrimonio dell'umanità, però c'è un'umanità, come dire, più limitrofa a quest'opera e credo che io faccia parte di quell'umanità, per motivi anagrafici, anche per motivi di passione, anche perché questo autore ha influenzato profondamente proprio il mio modo di vedere il mondo. E quindi, come dire, lavorare sulla sua opera è stato come lavorare su un testo che conoscevo talmente tanto da poterlo considerare davvero mio. Quindi le sue parole non le ho prese in prestito, mi appartengono di diritto e quindi le ho usate. Le usate con il rispetto che si deve alla meraviglia di queste parole, ma anche con la libertà di poterle mescolare in un tessuto umano, che è un tessuto di persone che vivono qui e vivono oggi. Ed appunto sull'oggi mi ha colpito una cosa che avevo sentito dire a Edoardo, no? Che disse che bisognava andare oltre Shakespeare, Molière, Goldoni, perché ci voleva anche chi raccontasse la vita di tutti i giorni, le nostre speranze, le previsioni. Ecco, è anche in quest'ottica che hai deciso di pensare all'anno 1950, che tu hai detto, no, a cavallo tra distruzione e ricostruzione, perché più vicino a questo nostro anno e quindi più contemporaneo e adatto a parlare dell'oggi? Chiaramente fare un film oggi ha una connotazione molto particolare. L'anno che stiamo vivendo è un anno complesso, un anno doloroso, è un anno di distruzione, però che contiene anche un attaccamento forte alla vita e al desiderio di ricostruire. E quindi ho collocato nel tempo questa storia in un altro anno emblematico, che era il 1950, anno in cui si veniva da una distruzione della guerra, ma poi la società si stava ricostruendo e stava nascendo la borghesia, che poi è il terreno principale del teatro di Eduardo. Però non ho pensato né al teatro né a Eduardo interprete quando ho fatto questo film. Ho solo preso in mano i suoi testi, perché adattare una sua opera significa considerarla all'interno della complessità di tutte le altre sue opere e soprattutto significa anche fare una necessaria istruttoria filologica attraverso tutte le revisioni di questo stesso testo che lui ha realizzato nel corso degli anni. Allora, la trasposizione che voi vedete oggi è una sorta di distillato di tutte le edizioni di Natale in casa Cupiello, messo a disposizione di un nuovo linguaggio in cui il copione teatrale diventa sceneggiatura cinematografica e quindi, come diceva Pasolini, è un oggetto che è destinato a declissarsi, a diventare altro da sé e a diventare cinema. Quindi in questo passaggio c'è lo scarto che passa attraverso i corpi degli esseri umani che interpretano quelle parole, che le fanno vivere. E quindi in qualche modo è un'esperienza eterna, antica, eppure nuova. Ho trovato, diciamo, delle similitudini tra l'Edoardo De Angelis e l'Edoardo De Filippo. Prima mi confermava che
secondo lei vi assomigliate. Io trovo che tu sia maestro di silenzi, e nei silenzi Edoardo ci costruiva scene intere e mille sfaccettature. Allora mi chiedevo, come hai giocato a fondere i silenzi archetipici del tuo cinema con quelli di Edoardo e dare poi totalmente un ritmo diverso alla narrazione, almeno rispetto all'opera teatrale? Questo ovviamente è una mia... Questo è un territorio di riflessione molto affascinante, perché attiene profondamente alla riflessione sul linguaggio. I silenzi che io utilizzo nei miei film non esisterebbero senza l'opera di Edoardo, perché, come ti dicevo prima, mi ha influenzato non solo come narratore, ma come uomo. E quindi nel momento in cui ho cominciato a fare dei film, quei silenzi già mi appartenevano, erano parte di me, perché li avevo imparati da lui. Tornando su di lui, mi sono fatto una domanda molto seria sui silenzi che sui fuoriscena. E allora ho pensato che non si dovesse, nel rispetto di quello che lui aveva scritto, non trasformare i silenzi in pieni di rumori, oppure i fuoriscena in qualcosa da vedere, ma i fuoriscena dovevano essere dei fuoricampo e i silenzi dovevano restare tali all'interno di un linguaggio diverso, quindi all'interno di una gestione del tempo completamente diversa. Faccio un esempio molto preciso. Nel teatro l'attore deve dire la sua battuta quando l'altro attore ha finito di dire la sua. Nella vita questo non accade. I nostri litigi sono un rincorrersi continuo di parole che si accavallano. In questo, quando è che c'è spazio per il silenzio? C'è spazio. Anzi, quando poi il litigio, il conflitto, l'ingiuria oppure la dichiarazione di amore sono così potenti, questo genera un ammutolimento. Ecco che lì il silenzio ha il suo peso narrativo, perché è effetto di un ammutolimento. E anche rispetto a questo concetto dell'ammutolimento, Edoardo ha scritto molte opere, non una sola. L'ammutolimento è presente nel personaggio di Stigliano in Mia famiglia, Negli esami non finiscono mai. Il mutismo come atto di ribellione, il mutismo come espressione dello sgomento, il mutismo come strumento per farsi ascoltare. C'è un'altra cosa che ho amato moltissimo del tuo modo di, ecco, trasporre, se vogliamo usare questo termine, Edoardo, e cioè l'aggiungere di, appunto, di non solo di nostalgia, ma di malinconia, e quella malinconia io l'ho sentita tantissimo nella musica, ancora una volta meravigliosa, di Enzo Avitabile. Ecco, come avevi lavorato su questo? Io ero veramente emozionata, forse è un termine riduttivo, però ecco, mi ha veramente incantato questo. Il lavoro con Enzo è stato molto sorprendente questa volta, perché abbiamo usato un approccio diverso rispetto agli altri film. Abbiamo lavorato sulla rarefazione, perché le note dovevano esaltare le parole. Le parole di questa messa in scena si devono sentire. Non solo perché sono belle, perché sono più che belle, sono significative. E generano smottamenti emotivi. Le note dovevano infilarsi tra le parole e abbracciarle. E abbiamo usato anche strumenti nuovi, il glockenspiel, l'ocarina, strumenti che Enzo non aveva mai utilizzato. Abbiamo proprio deciso, dovendo rappresentare un testo antico, di usare suoni nuovi per noi. E però, ecco, non so, io non è che la voglio fare facile, perché la naturalezza con cui si fa questo lavoro è frutto di un lavoro molto meticoloso, anche di fatica. Però il gesto finale è leggero. Grazie. Grazie Edoardo De Angelis per Natale in Casa Cupiello, in bocca al lupo appunto sulla prima serata di Rai 1 il 22 dicembre, e buon Natale!
Viva il lupo e buon Natale. Grazie. Ed io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred, The Festival Insider.